bene al campo sportivo. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, benvenuti alla visione d'ascolto di questo importante match di calcio relativo alla nona giornata del campionato di prima categoria Girone F. Di fronte infatti vi sono le formazioni di Caramineo, ovvero la rappresentativa del centro accoglienza richiedenti asilo di Mineo, e quella delle Aquile Calatine. Velocemente vi do la lettura dei due schieramenti partendo dagli ospiti, anche se questo è il consueto terreno di gioco dove di fatto le Aquile Calatine giocano anche le partite in casa, oggi però nella veste appunto di ospiti, così schierati dal duo Ausilio Messina. Scacco, Welli, Lobartolo, Lupica, Ausilio Aleo, Alessandro Messina, Gibaldi, Lanza e Ruscica. Ecco invece lo schieramento disposto dal duo tecnico Manzella-Trombino relativamente al Caramineo, che è dunque così messo in campo: Angruagi, Condi, Showanne, Kelly, Yamé, Nassi, Babading, Mofta, Dalandi, Abdullahi e Manné. L'arbitro dell'incontro è il giovanissimo Domenico Monaca della sezione di Siracusa. La formazione delle Aquile è reduce, lo ricorderete senz'altro, dall'importante vittoria conseguita proprio su questo terreno di gioco contro il forte Megara Augusta, una gran bella partita quella di domenica scorsa finita 4-2, mentre il Cara è reduce da una sconfitta, quella partita ad opera del Tre Messieri. Vi ricordo che il Cara ha 8 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Tanti gol quelli subiti, ben 14 in questo avvio di campionato, ma direi non male anche il bottino delle marcature realizzate dalla squadra di colore, che vedete lì nella propria metà campo in raccoglimento, diciamo così, per quindi caricarsi moralmente e quindi affrontare al meglio questo match. Le Aquile invece, lo ricordiamo, sono terzi in classifica con 15 punti, frutto di ben 5 vittorie e 3 sconfitte. Partiti in questo momento. La palla è stata recuperata da Lanza, che carica il destro a lunga distanza e la palla in gol. Incredibile, 10 secondi di gioco e già le Aquile Calatine sono in vantaggio. Gran destro dai 25 metri, scagliato con l'interno collo da Marco Lanza, che ha sorpreso l'estremo difensore avversario infilando la palla proprio sotto l'incrocio dei pali. Disattenzione sulla propria tre quarti dalla formazione di colore, che ha perso palla. Diciamo pure che è stato molto bravo l'attaccante calatino a rubar palla agli avversari, a crearsi lo spazio e trovare il varco per la battuta imprendibile, lo ribadiamo, per l'estremo difensore appunto Ancrujai. Quindi non è ancora scoccato il primo minuto di gioco. Caramineo 0, Aquile Calatine 1. Intanto la palla a centrocampo è stata recuperata dalla retroguardia del Calatina. Il disimpegno difensivo di Aleo ci ha francamente sorpreso, la marcatura proprio di Marco Lanza. Per essere esatti, 9 secondi di gioco da che era stato battuto il calcio d'inizio, perché avevo in mano il cronometro appena avviato. Incredibile, da record sicuramente il gol in apertura dell'attaccante calatino. Intanto la palla recuperata dal giocatore Yamé. Yamé la perde nuovamente, contrattacco delle Aquile con Gibaldi che si porta al limite, entra in area, Gibaldi carica il destro, va a contrarlo vincentemente Mofta, che devia la palla in calcio d'angolo. Primo corner del match a favore della formazione ospite, in questo caso lo ricordo le Aquile Calatine. E vi ricordo, avendolo forse dato fin troppo per scontato, che stiamo giocando sul terreno di gioco del Pino Buongiorno qui a Caltagirone. Dalla lunetta Messina,
che dunque si è, come dire, autoschierato sin dall'inizio in questo match. Parte il suo destro a centro aria, il colpo di testa di Aleo, la palla non finisce dove avrebbe voluto indirizzarla il difensore centrale Calatino, e quindi a fondo campo. A proposito della formazione delle Aquile, le novità appunto, la presenza sin dal primo minuto di Giacomo Messina con la casacca numero 8, ed è assente anche l'indisponibile Scimonetti. Attenzione che le Aquile perdono palla, recupera palla ancora con Alessandro che entra in aria e poi la palla a fondo campo, si rammarica Alessandro che aveva rubato palla agli avversari, poi un rimpallo non l'ha favorito e la sfera che dunque è carambolata in fallo di fondo campo, ma continuano a commettere errori clamorosi in difesa i giocatori del Caramineo. La palla intanto a centrocampo viene intercettata da Ausilio che la mette in movimento a beneficio di Gibaldi. Gibaldi verticalizza su Lanza, Lanza mette in azione Lupica, Lupica che non vince il contrasto, intercetta Manè, apertura sulla destra dove c'è Mofta, Mofta adesso si proietta verso la tre quarti avversaria, lo va a contrarre Alessandro, poi il pallone smistato su Babading. Babading fermato da Messina che adesso mette in azione Alessandro. Alessandro cerca di puntare verso la tre quarti avversaria, lo intercetta bene la circostanza Nissai, la ripartenza dunque del Cara con questo affondo sulla corsia di destra di Mofta. Mofta in posizione di ala cerca di mettere in mezzo la palla che giunge su Abdullahi, lo ferma bene Ausilio e può dunque disimpegnare la difesa biancorossa. Alessandro ha recuperato palla ancora sulla propria tre quarti di campo, attende rinforzi, c'è decorto per Messina che verticalizzano, ci sono compagni in quella zona del campo e la palla che sfila in fallo laterale. Intanto la rimessa effettuata da Condi, il rilancio ancora nella tre quarti del Cara. Palla smistata su Jamme, Jamme mette in azione il terzino di fascia sinistra, Shouanue, Shouanue che lancia in verticale, difettoso il controllo dall'attaccante, se non erro, Dalandi, la palla è fuori, rimessa per i biancorossi, Welli la effettua, il colpo di testa di Dalandi, batte ribatte ancora sulla tre quarti del Cara, non intercetta Gibaldi, poi lo fa Lupica, Lupica che mette in movimento Lanza, cerca di indirizzare il pallone nella zona in cui opera ancora Gibaldi che commette fallo, da Tergo ha spinto e messo a terra Gemme, punizione già battuta, all'impostazione il Cara, l'apertura di Babading sulla destra, ancora Babading all'altezza linea centrale, lo attacca Messina, mantiene possesso la palla il numero 7 in casacca gialla, quindi Jamme, Jamme che ancora appoggia corto su Niassi, Niassi apertura e quindi il lancio verso il limite avversario, non riesce ad intercettare Dalandi, facile l'intervento in uscita di Scacco e Aquile e Calatini che vanno nuovamente all'impostazione con questo rilancio di Aleo, la palla a centrocampo, il colpo di testa di Lanza, il servizio che avrebbe dovuto raggiungere Messina che viene invece anticipato, riconquista palla dunque la retroguardia della formazione di casa, l'apertura che adesso mette in movimento Kelly, Kelly porta palla verso la linea centrale, la verticalizzazione raggiunge Dalandi, Dalandi ancora in verticale velocissimo, Manè che viene fermato in extremis da Welli, quindi cerca Lupica l'impostazione, il tocco di prima in profondità, pescato in offside Marco Lanza, fischia l'arbitro e calcio di punizione dunque è accordato, è già battuto al Cara. Niassi, servizio centrale, la sponda all'indietro a beneficio di Jamme, Jamme a sinistra per Shouanue, quindi ancora i due difensori centrali che cingiscono, perdono palla, entra in aria Alessandro, Alessandro della palla sul sinistro, il tiro, la palla fil di Valo e a fondo campo. Per la seconda volta consecutiva l'attaccante numero 7 della Aquile Calatini è vicinissimo alla marcatura, ancora una volta lo diciamo, approfittando di una clamorosa disattenzione difensiva del Caramineo.
Tutto questo, gentili telespettatori, quando si gioca il settimo minuto di questo primo tempo, ricordo il parziale Caramineo 0, Aquila Galattine 1, il gol dopo 10 secondi realizzato da Marco Lanza. E intanto la formazione ospite, in questo caso, fruisce di un calcio di punizione, pronto sul punto di battuta Giacomo Messina, che guarda il seguimento dei compagni, assemblamento di maglie rosse al limite dell'area avversario, la testa di Aleo, finito nel frattempo al di là della linea dei difensori, si alza e la mano e il quindi si... E quindi l'arbitro che ha segnato ovviamente la punizione per fuorigioco a favore del Carro. La palla finita fuori, rimessa per le Aquile. Il disimpegno di Dilo Bartolo a beneficio di Lanza, il raddoppio di marcatura nei suoi danni. La palla che finisce fuori, ultimo tocco dall'attaccante Calatino. Anzi no, l'arbitro assegna rimessa in attacco alle Aquile. Va a portarsi sul punto di battuta Lo Bartolo. Lanciata la sfera, intercettata dagli avversari, riparte dunque il Carra, l'impostazione con Mofta, apertura a sinistra dove scatta e si fa vedere Manè, Manè attaccato da Welly che senza mezzi termini mette la palla in fallo laterale, rimessa l'attacco per il Carra, già effettuata da Shouane, la palla quindi servita su Kelly, attaccato e fermato in qualche modo da Rushik. Poi la palla che schizza nella zona di Lobardo la lascia sfilare in fallo laterale. Rimessa dunque a favore delle Aquile Calatine, effettuata su Aleo che rilancia verso la metà campo, sfiora di testa Alessandro, la palla dunque intercettata dai Giammè. Giammè viene a sua volta fermato, Alessandro cerca di districarsi ma viene bloccato, molto rapide sempre le azioni dei giocatori del Carra, batte ribatti a centrocampo, ancora il giocatore in casacca gialla ad avere la meglio con Abdoulaye, Abdoulaye si gira, si porta palla verso la tre quarti, la cede corta su Dalandi, Dalandi apre a sinistra a beneficio di Manè, Manè ancora in mezzo per Kelly, quindi il numero 7 Babading, Babading per il giocatore Mofta. Mofta fermato da Alessandro in azione di ripiegamento difensivo, rilancio a metà campo, batte ribatti, il pallone che giunge su Lanza, cerca un lancio stavolta un po' improbabile per l'eventuale inserimento di Gibaldi, anticipato in uscita da Ancrujai, poi il disimpegno di Shouane fermato da Gibaldi che guadagna questa rimessa laterale, dunque effettuata lo stesso Gibaldi che scambia con Lanza, ancora Gibaldi che alza la testa, attende rinforzi, cerca di mettere ancora in movimento Lanza, messo a terra, è regolare l'azione, dice l'arbitro, lascia proseguire il gioco, quindi retroguardia del Carra che va nuovamente all'impostazione, al difensore centrale Giammè, Giammè colpo di testa di Mofta, l'apertura che in qualche modo mette in movimento un compagno che guadagna la rimessa laterale, una segnalazione così che riguarda lo schieramento della formazione del Carra, importante che non è della partita il portiere titolare infortunato, rilevato dal secondo portiere che appunto è Ancrujai, e in realtà il Carra non dispone di un secondo portiere quest'oggi in panchina perché di fatto non c'è un terzo portiere. Attenzione intanto all'intervento falloso di Welly ai danni di Manè. Giornata oggi tipicamente autunnale, cielo coperto, minaccia di pioggia e proprio in questo momento comincia a piovigginare. Punizione intanto in attacco per la formazione di casa, il Carra sta per batterla se non erro con Shouane, due uomini in barriera, Shouane il suo destro direttamente in porta centrale, facile l'intervento, impresa sicura di scacco, nulla di fatto gentili telespettatori quando siamo giunti all'undicesimo minuto e mezzo di gioco, sempre Carra Mineo 0, Aquila Galatine 1, fa la differenza fino a questo momento il gol dopo, lo ricordo ancora, 10 secondi di gioco realizzato da Marco Lanza, intanto la palla è finita fuori, pronto per la rimessa c'è Shouane, Shouane lancia in avanti, il colpo di testa di Gibaldi, ancora Shouane che ferma il pallone molto bene, lo mette in movimento a beneficio di Giammè, Giammè lo rincorre un attimino, lo fa suo, alza la testa, guarda lo schieramento
salto di Compagni, lancia verso la tre quarti avversaria, il colpo di testa è stato di Lobartolo, quindi Gibaldi a centrocampo intercetta ancora Showanue. Showanue ancora per Babading, verticalizzazione, Abdullahi corpo a corpo con Lobartolo che lo ferma in fallo laterale, rimessa in attacco per il Caramineo, già effettuata da Condi. Condi ancora per Mofta. Mofta mette adesso in azione Babading che allarga il gioco sulla sinistra dove c'è Showanue. Showanue ancora per Babading. Babading si allarga sulla corsia di sinistra. Anzi, si trattava, scusate, di Kelly. È la deviazione che sortisce una rimessa laterale a favore delle Aquile Calatine. Pronto sul punto di battuta Welly, autore, lo ricordiamo, la scorsa settimana di una straordinaria azione, quella che poi ha determinato il calcio di rigore del 4-2. Rimessa laterale per questa deviazione in out di Jammet. Si va a portare sul punto di battuta Gibaldi. Movimento in avanti, irregolare, dice la rimessa effettuata da Gibaldi, direttore di gara che ne comanda il cambio. Quindi alla rimessa Showanue, poi l'intervento falloso, ancora rimessa da cambiare, anche il numero 3 Showanue ha effettuato la rimessa in maniera irregolare, quindi rimessa fuori delle Aquile Calatine, ancora Gibaldi. Gibaldi guarda lo schieramento dei compagni, lancia nella zona di Lanza, lo ferma molto bene Jammet. Jammet poi cerca di scambiare con Showanue, la palla deviata da Marco Lanza in fallo laterale, rimessa a favore del Cara, lo stesso terzino di fascia sinistra si incarica della battuta. Lancia lungo sulla linea dell'out, il sfiore di testa soltanto da Landi, batte e ribatte il tocco di Messina. Sono ogni dove giocatori del Cara che recuperano palla in questa circostanza. Rilancio ancora di Showanue verso la metà campo avversario, intercetta Lobartolo, quindi gioco Messina che doma il pallone di sinistro, cerca di lanciarlo nella zona di Rushik che è però anticipato bene da Niassi che dunque difende la rimessa da fondo campo. Ribardiamo il parziale, quasi il quarto d'ora di gioco, Caramineo 0, Aquile Calatine 1. La palla ancora messa fuori, rimessa a favore della formazione del Cara, già effettuata su Abdullahi, tentativo di scambio con Condi, deviazione di un calatino, ancora palla fuori, nuova rimessa laterale a favore della formazione di casa, effettuata lunga da Jammet. Il colpo di testa di Abdullahi, quest'altro di Rushika, poi ancora un batti ribatti sulla tre quarti delle Aquile Calatine, intercetta bene Mannè, cerca di verticalizzare, non c'è intesa col compagno, troppo lungo il passaggio, la palla che si spegne a fondo campo. Il gol dopo 10 secondi ha sorpreso sicuramente la retroguardia del Cara, ma in qualche modo, vi permetto di dire, probabilmente anche la formazione delle Aquile Calatine, che non si aspettava tanta grazia, nel senso che è stato sicuramente il gesto tecnico assolutamente ingenuo dei due difensori centrali. Ma attenzione a questa incursione difensiva ancora di Alessandro sulla sinistra, rincorso da Condi, ancora Condi che lo ferma molto bene, cerca di mettere in movimento Mofta, la palla che però giunge a Dalandi. Dalandi cerca di scambiarla con Mannè, l'intercettamento di Lupica, bravo e caparbio a mantenere possesso la palla, lo scambio con Gibaldi, ancora Lupica che cerca di entrare in aria, lo rincorre, lo va a recuperare molto bene Mofta che disimpegna, e poi da Tergo il netto fallo di Welly ai danni di Mannè. E c'è dunque calcio di punizione a favore del Cara, mentre viene, vediamo un po' se è redarguito, ecco, non viene ammonito, viene graziato, se volete, tra virgolette, il giocatore numero 2 delle Aquile Calatine, che poteva anche essere ammonito nella circostanza, è stato sicuramente netto il fallo da dietro commesso. Intanto il lancio verso il limite avversario, il colpo di testa di Aleo Rushik. Ottimo il suo disimpegno, cerca di servire Alessandro che si allunga un attimino troppo la palla, è facilmente dunque recuperata dalla retroguardia del Cara. All'impostazione il solito Niassi, la verticalizzazione, Mannè,
Mannè fermato, Welly. Tanto si è fatto male e Gibaldi viene messa palla fuori per dunque consentire al giovane centrocampista delle Aquile Galatine di rialzarsi. Nulla di grave per Gibaldi che dunque prontamente si rialza e rimessa che sarà effettuata dal Caramineo che verosimilmente restituirà palla alle Aquile Galatine. Bisogna battere con le mani, dice l'arbitro, rivolgendosi ad Abdullahi. Vi sarete sicuramente resi conto, gentili telespettatori, della facilità di corsa di cui è dotata la formazione del duo Manzella-Trombino. Giocatori di colore che, lo ricordo ancora, risiedono nel centro d'accoglienza richiedenti asilo di Mineo, hanno, come dire, tra virgolette, la possibilità di allenarsi tutti i giorni, a differenza di molti altri giocatori. Ma attenzione a questa evoluzione offensiva delle Aquile con Lanz, che non viene però a contatto col pallone in quanto anticipato da Niassi. Quindi il disimpegno un po' in affanno ancora dalla difesa del Cara, ne approfitta nuovamente Lanz che, come dire, astutamente guadagna questa rimessa laterale in attacco facendo carambolare la sfera sull'avversario. Quindi rimessa a favore delle Aquile, si va a portare come sempre in questa zona del campo il numero 9 Gibaldi. Gibaldi mette in movimento Messina, lo scambio tra i due, non aggancia Gibaldi, la palla finisce fuori, nuova rimessa stavolta a favore della formazione in casacca giallo-nera. Effettuata il colpo di tacco tentato da Mottà, palla deviata in out, anzi si trattava, scusate, di Dalandi, rimessa in attacco per le Aquile, il colpo di testa di Kelly che ha subito il fallo di Lanza, intervento dell'arbitro e calcio di punizione assegnato al Cara, battuto corto da Jammé, Jammé che mette in movimento Niassi. Niassi allarga le braccia, come per dire, dove devo lanciare la palla pericolosamente al limite, carambola sulla schiena di Abdullahi e poi finisce tra i piedi di Welly, quindi Lupica, ancora Welly in posizione di terzino destro, qual è appunto la sua, poi una carambola, palla fuori, rimessa già effettuata dal Cara, buono il disimpegno di Kelly che mette in movimento Schuanue. La verticalizzazione, il colpo di testa di Mannè, Mannè intercettato il pallone da Messina, lancio preciso su Lanza ai 20 metri, Lanza difende il pallone dall'attacco dell'avversario, poi lo va a contrarre con forza e in maniera vincente Jammé, deviando il pallone in fallo laterale. Ancora Gibaldi sul punto di battuta, lancia la palla per lo smarcato Alessandro, Alessandro che è costretto ad allargarsi fin troppo, la doppia della marcatura, riesce a disimpegnare bene su Messina, fra due avversari, sandwich, Messina finisce a terra, fischia l'arbitro, cade un po' in malo modo il tecnico giocatore delle Aquile Galatine che dunque fruiscono di questa punizione in attacco. Ovviamente è lo stesso Messina che si incarica della battuta, come sempre succede quando è in campo ed è certamente non la prima volta nella stagione, credo che questa sia la sua terza presenza sin dal primo minuto. Intanto ci sono tre giocatori del Cara a far barriera dinanzi al pallone, cinque giocatori delle Aquile a ridosso dei 16 metri avversari. Il fischio dell'arbitro, il destro di Giacomo Messina, la palla centrale, il colpo di testa e la palla in gol. Ha segnato Aleo e le Aquile raddoppiano. Si è forse fatto un po' male il difensore centrale nella circostanza, sì, no, si rialza prontamente. Dunque, gentili telespettatori, quando siamo giunti al 21esimo, quasi 22esimo del primo tempo, raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Giacomo Messina, colpo di testa, volo d'angelo a centro aria di Aleo e palla ancora sulla sinistra di Ancrujai.
22 minuti in questo momento, dunque ripetiamo nuovamente il parziale. Caramineo 0, Aquile Calatine 2. La palla a centrocampo recuperata da Moftà. Buono il suo palleggio, mette in movimento in dietro Jammet. Jammet lancia lungo in avanti nella zona di Abdoulaye, di testa anticipato da Leo. Poi il colpo di testa di Lo Bartolo, l'intervento di Ruscica a servire Messina, che viene però anticipato dal rapido intervento a centrocampo di Kelly, che poi subisce fallo, interviene a sua volta l'arbitro che segna calcio di punizione in attacco a favore del Caramineo. Rapidissimo ovviamente i giocatori di colore del Cara, quando insomma vanno in pressing è difficile per il portatore di palla mantenerla se appunto non decide di passarla a un compagno. Sul punto di battuta ci sono due giocatori, uno è il difensore centrale Niassi, l'altro se non erro Kelly. Parte la punizione battuta raso terra, viene impattata in qualche modo da Alessandro che si era sovrapposto in barriera e deviata in fallo laterale, quindi rimessa in attacco per il Cara. Si va a portare sul punto di battuta Niassi, lo scambio con un compagno e poi la palla a fondo campo, non c'è fallo dice l'arbitro, lascia proseguire il gioco e comanda semplice rimessa dal fondo a favore delle Aquile Calatine. Dunque in discesa la partita, così come era stata quella di domenica scorsa, ricorderete l'1-2 delle Aquile Calatine al forte Megara Augusta dopo 3 minuti, quindi 3 minuti di gioco, 2-0 già per i padroni di casa. La stessa cosa in qualche modo è successa oggi contro la formazione prevalentemente formata da giocatori africani. Il sfiore di testa Ausilio, poi la palla intercettata da Messina, la palla poi fermata dai difensori con Niassi. Niassi a centrocampo, ottimo il gioco di gambo di Kelly, apertura a destra, non raggiunge la palla Babading e quindi Lo Bartolo che va a rimettere il pallone in gioco sui piedi di Aleo. Lungo lancio verso le tre quarti avversaria, il colpo di testa di Lanza, ottima la sua deviazione per Alessandro che entra in aria. Alessandro esterno destro e palla che accarezza il palo e finisce a fondo campo, e Aquile che sfiorano la terza marcatura. Come sempre incisivo, rapidissimo il numero 7 Alessandro nell'infilarsi nei 16 metri avversari da quella posizione, ovvero dalla corsia di sinistra, ha praticamente mirato il palo più lontano con eleganza tecnica, esterno collo sinistro, ma è stato poco fortunato o preciso se volete, con palla che però a quanto pare è stata deviata. Infatti c'è calcio d'angolo numero 2 battuto da Messina, palla centroario con sicurezza, chiama palla e la fa sua Ancrucciai. Poi un intervento a centrocampo di Welly, cerca il numero 2 di servire Messina che non trattiene la palla in campo, rimessa già effettuata dal Cara sui piedi dell'attaccante Dalandi. Dalandi perde palla, poi l'intervento del difensore Jammet che si è andato fortunatamente a scontrare con Marco Lanza che rimane a terra dolorante, ma a quanto pare a commettere fallo è stato proprio l'attaccante Calatino, così che l'arbitro assegna punizione per il Cara e va a sincerarsi delle condizioni di salute del numero 10 delle Aquile Calatine. Palla intercettata da Kelly, Kelly a centrocampo, apertura col suo sinistro a sinistra per la corrente Showanue. Tentativo di cross, palla pericolosa in mezzo, carica il sinistro da buona posizione Moftà, ma non inquadra lo specchio della porta e la palla va sul fondo. Occasione gol, sicuramente questa è la prima a favore dei padroni di casa del Caramineo, andati vicini alla marcatura dagli 11 metri con Moftà di sinistro, impatta il pallone il numero 8 in casacca gialla ma non prende bene la mira. Intanto gioco nuovamente interrotto dal direttore di gara per assegnare un calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine, battuto da Ausilio lungo sulla sinistra dove c'è lo scatto di Alessandro, non può raggiungere la palla il numero 7 Calatino, con dunque Condi che accompagna la sera al di là della linea di fondo campo. Rimessa a favore del Cara, pronto l'estremo difensore
Ancrucià lancia lungo verso la linea centrale il colpo di testa di Giacomo Messina nella zona di Alessandro, doma il pallone, il numero 7 lo cede su Ruscica che viene fermato in qualche modo da Condi in fallo laterale, rimessa in attacco per le Aquile, effettuata su Alessandro. Alessandro cerca lo scambio con Ruscica, ancora Ruscica in posizione alla sinistra, viene fermato ancora Alessandro ai 16 metri, lei si libera del pallone su Messina, entrambi i calatini vengono messi a terra, l'arbitro è lì a 2 metri, fischia e assegna calcio di punizione a favore della formazione ospite da posizione sicuramente invitante. Verrà depositato il pallone da calciare verso la porta avversaria, quella difesa da Ancrucià. Ci sono due specialisti in campo contemporaneamente, forse è la prima volta che accade, Ruscica e Messina, vediamo chi fra i due si incarica della battuta di questo piazzato. Siamo a circa 20-21 metri dalla porta del Cara, si va a formare numerosa la barriera dinanzi al pallone, 5 giocatori che la compongono, come sempre in queste circostanze il direttore di gara ha solo da fare perché venga rispettata la giusta distanza, e mi pare proprio Ruscica l'incaricato della battuta. Pochi passi, prende la mira, il destro e la palla in gol. Magistrale, come era stato in occasione del derby col Palagonia. 29esimo, gentili telespettatori, le Aquile Calatine portano a 3 le marcature su precisa punizione di interno collo destro battuta da Ruscica, con palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali alla destra dell'estremo difensore Ancrucià. Caramineo 0, Aquile Calatine 3. Il riancio di Aleo, lo stop di petto tentato da Alessandro, fermato in qualche modo dai difensori, all'impostazione adesso c'è Dalandi, Dalandi che smessa a destra per Condi, Condi attaccato e fermato da Alessandro, tenta il contrattacco il numero 7 Calatino, ma viene a sua volta intercettato e poi commette fallo, così che l'arbitro assegna calcio di punizione a favore del Cara. Pronto sul punto di battuta c'è Dalandi che dunque ha arretrato la sua posizione, che era stata proprio di autentico centravanti all'inizio. Intanto il lancio sulla corsia di sinistra e colpo di testa a liberare di Gibaldi, la palla fermata da Kelly. Kelly tenta lo scambio con un compagno, si tratta nella circostanza di Showanwe, fermato, rilancio di Gibaldi a centrocampo su Marco Lanza che stoppa bene, si gira ma non trova compagni in avanti, recupera la difesa del Cara, il lungo rilancio di Gnassi, Gnassi su Abdullahi anticipato da Aleo, quindi Ruscica, il suo sempre e solito elegante palleggio che lo porta a cambiare gioco, sulla destra ha servito Welli, ancora Gibaldi, una finta sulla corsia di destra, cerca di mettere in mezzo, in netto anticipo Jammé su Lanza, cercano il disimpegno, lo effettuano in qualche modo i giocatori del Cara, buono, palla servita su Babadin, Babadin si gira, cerca di mettere in movimento Kelly, Kelly ai 40 metri, apertura sulla sinistra per lo smarcato Showanwe, Showanwe carica il sinistro, battuta violentissima, ma non precisa. Abbiamo visto proprio partire il pallone con una violenza importante, non è però il numero 3 riuscito a dare precisione al suo calcio di esterno collo sinistro con palla che è finita a fondo campo, pronto scacco per la rimessa in gioco. Suo sinistro, palla verso la linea centrale, sfiora Gibaldi, di petto, doma il pallone, Lanza, cerca di mettere in movimento Alessandro, Alessandro è ben fermato da Condi con la collaborazione di Gnassi verso la linea centrale, il suo rilancio, il palleggio adesso è di, se non erro, Babading, ottima la sua giocata che mette in movimento Kelly, Kelly per Manne che platealmente cintura l'avversario, fischia l'arbitro e punizione assegnata alle Aquile Calatine. Velocissimo il numero 11 in forza al Caramineo quando prende palla, ma stavolta però l'impeto lo ha tradito. Lobartolo
fallo salire, dove? Ottimo il disimpegno di Lobartolo, prontamente raddoppiato da Abdullahi che gli ruba palla. Abdullahi cerca di mettere in azione Babadieng, lo va a fermare in chiusura e quindi in azione di ripiegamento Messina. Rimessa d'attacco per il Cara, già effettuata da Condi. Condi che ne mette in movimento Mofta, ancora Mofta su Kelly. Kelly è attaccato da Lupica, Kelly si allarga sulla sinistra, poi si ferma, appoggia per il vicino Dalandi, la verticalizzazione, chiama palla e la fa sua, scacco. Non trova dunque compagni il centrocampista in area avversaria, così che l'estremo difensore delle Aquile Calatine può coordinarsi per il lungo rilancio. Battuta di controbalzo di sinistra, quasi al limite dell'area di rigore avversaria, rincorre la palla, la fa sua Jammet, non riesce però a mantenerla in campo. Rimessa in attacco per le Aquile, pronto Gibaldi, lancia indietro, mette in movimento Welli. Messina di prima, il suo lancio fermato, ma recupera palla ancora Welli. A centrocampo hanno la meglio i giocatori del Cara. Abdullahi fermato da Messina, ottima l'apertura per lo smarcato Alessandro, va in dribble, salta un avversario, il piatto destro, la palla in gol e sono 4. 33 minuti esatti, Cara Mineo 0, Aquila Calatina 4, marcatura dell'attaccante Alessandro. Che dunque realizza una doppietta. E come purtroppo per loro, insomma, hanno dimostrato in passato. Attenzione intanto a questa palla, fermato in posizione fuori gioco Marco Lanza. Vi dicevo che i giocatori del Cara dimostrano dei limiti importanti sul piano tattico nella propria retroguardia. Intanto il colpo di testa a liberare di Gibaldi, a centrocampo intercetta Mofta, quindi Manne che mette il pallone indietro per Showanue. Kelly, la verticalizzazione, in qualche modo raggiunge Babadieng, palla in aria pericolosamente, l'esterno destro respinto da Leo, la palla ancora lì al limite dell'aria, viene palleggiata da Messina che allarga il gioco sulla sinistra su Alessandro. Ancora Messina, lancio di sinistro a cercare lo scatto di Lanza, uno contro uno, Lanza contro il difensore centrale che è Jammet, alla meglio il numero 5 del Cara che ha pure subito il fallo, fischia l'arbitro e punizione già battuta. Intanto il cross in mezzo pericoloso, si allunga e fa suo con sicurezza il pallone, l'estremo difensore scacco. Come vedete, di tanto in tanto i giocatori del Cara si rendono protagonisti di azioni rapide che nel giro di pochi secondi gli consentono di entrare nei 16 metri avversari, ma poi quando si tratta di finalizzare l'azione sono piuttosto imprecisi. Intanto disimpegno in fallo laterale di Jammet, rimessa in attacco ancora per le Aquile Calatine, nuovamente sul punto di battuta come sempre in questa zona Gibaldi. Intanto è entrato in campo un altro pallone, si può riprendere a giocare, quindi la palla servita su Messina. Welli cerca di verticalizzare sulla fascia, risulta impreciso il suo piatto destro che avrebbe dovuto raggiungere Lupi, che la palla è fuori. Rimessa a favore della formazione di casa, già effettuata su Jammet. Jammet che mette in movimento, perde palla, ancora Alessandro solo davanti al portiere, 5-0, tripletta di Emanuele Alessandro. Ennesimo errore in difesa della retroguardia del Cara che regala palloni su palloni agli avversari e quindi si profila a un'autentica goleada. (Ride)
diventa, come dire, per certi versi un po' difficile commentare questo tipo di match senza storia. Vi ricordo il parziale quando sono trascorsi, mi verrebbe di dire, solo 37 minuti da che è iniziato il match. Caramineo 0, Aquila Galatine 5. Intanto l'apertura destra per Abdullahi che mantiene la palla in campo in posizione di ala, ma poi difetta nel controllo e regala la rimessa agli avversari. Hanno ovviamente talvolta dei limiti tecnici, i giocatori africani che adesso vengono fermati fallosamente con questo fallo commesso ai danni di Kelly. Calcio di punizione dunque comandato a favore del Cara, che ha, come dire, se non altro l'opportunità di entrare nei 16 metri avversari. Sul punto di battuta c'è Niassi, ma anche Kelly, che mi pare l'incaricato di calciare la sfera, lo fa in questo momento. Cross in mezzo all'aria, colpo di testa a liberare, fuori aria per un attimo, intercetta Jammeh, batte ribatti, hanno la meglio i calatini con Gibaldi che adesso lancia lungo sulla destra, troppo lungo forse per Marco Lanza, non può mai arrivarci, infatti esce, chiama palla l'estremo difensore Angrujà, che mette subito in movimento Niassi. Niassi scambia con Kondi, ancora Niassi allarga il gioco a sinistra, preciso il lancio su Chouanoué. Chouanoué verticalizza Mofta che riesce a servire Manè, Manè che cerca il varco per la battuta, ancora Manè, lo ferma Lupica. Quindi il buono il disimpegno del numero 4 biancorosso a destra raggiunge Gibaldi. Cede corto su Ausilio, tentativo di rilancio intercettato dagli avversari che sono ogni dove perché sono dotati, se non altro, di una corsa straordinaria. Intanto è Welli che si carica la battuta di questa rimessa laterale, la effettua su Messina di prima, Gibaldi il colpo di tacco, non trova Lanza in attacco, lo va a fermare Dalandi che effettua questo retropassaggio a beneficio di Angrujà. Niassi, lungo lancio a scavalcare il centro del campo, nella zona di Dalandi, fermato, ma rimpallo che favorisce i giocatori del Cara, ma recupera Gibaldi molto bene per le Aquile, il retropassaggio a beneficio di Ausilio. Quindi Lupica, ancora Gibaldi, gioca bene adesso la formazione delle Aquile con Welli di prima, ancora di prima, Lanza, splendida azione sul fondo, Welli non raggiunge la sfera, anche perché si va a contrapporre, a fare ostacolo il difensore Jammeh, che a quanto pare è stato ultimo a toccare il pallone. C'è dunque corner accordato alle Aquile Calatine. Se ho ben contato, dovrebbe essere il numero 3 di questo match finora. E dalla lunetta sarà Giacomo Messina a calciare il pallone. Ovviamente ci sono gli estremi sul piano tattico di sperimentare o di collaudare alcuni schemi. Intanto il cross di Messina, il colpo di testa, la torre, il tocco e salva proprio sulla linea di porta Jammeh, il colpo quasi sicuro effettuato da Lanza che clamorosamente, dobbiamo dire, manca il bersaglio numero 6 per le Aquile Calatine. Ancora calcio d'angolo. Il solito destro di Messina sul secondo palo, la palla domata da Ruscica, gran bolide, poi la mira imprecisa con palla che finisce a fotocampo. Quasi 41 minuti, gentili telespettatori, di gioco nel corso di questo primo tempo. Ribadisco il parziale che va aggiornato continuamente visto il continuo cambiare dello stesso. Intanto seguiamo questa azione offensiva di Mofta in posizione da sinistra, cerca di mettere il pallone in mezzo, intercettato il suo passaggio da Welli. Welli disimpegna guadagnando la rimessa da fondo campo. Vi dicevo, aggiorniamo perché è cambiato tantissime volte in questa prima frazione di gioco. Caramineo 0, Aquile Calatine 5, tripletta di Lanza, gol su calcio di punizione di Cica e poi l'altra marcatura è stata quella di Lanza, appunto, tripletta di Alessandro e gol di Lanza.
quindi assegno tutti gli attaccanti delle Aquile Calatine. Il pallone intanto che si impenna a centrocampo, carambola sulla schiena di Kelly, lo fa proprio da Landiv, l'apertura a sinistra, lo scatto di Mannè, entra in aria, posizione di decentrata, tira sul primo palo, non si fa sorprendere, scacco che si allunga, si distende se non altro sulla propria destra e blocca il pallone, lo ha già rimesso in gioco nella zona di Messina, preciso colpo di petto a servire Ruscica che viene in qualche modo fermato da Kelly e Carabineo che dunque guadagna credo il primo corner, se non ho dimenticato di segnarne alcuno, quindi primo calcio d'angolo a favore della formazione di casa. Dalla lunetta dovrebbe calciare Kelly, parte il suo traversone a centro aria, colpo di testa, la palla che resta pericolosamente lì, la mette fuori Ausilio, la intercetta Condi. Condi cerca di servire per Mannè che batte verso la porta avversaria, intercetta il suo tiro, anche il rilancio di Ausilio sulla schiena dell'arbitro e da quest'altra parte fa su il pallone Niassi. Niassi disimpegna bene su Showanwe, quindi il palleggio di Jammé e Niassi che lancia lungo verso l'attaccante avversaria, colpo di testa di Ausilio, preciso su Gibaldi. Con calma Gibaldi guarda lo schieramento dei propri compagni, mette corto a beneficio di Welli. Welli su Ruscica, in posizione di playmaker, apertura a sinistra, raggiunge Lobartolo di prima a beneficio di Alessandro. Ottima azione, ancora Lobartolo che entra in aria, la palla in mezzo, azione da manuale, traversa poi Alessandro tackle scivolato e si salva la difesa del Cara. Ma azione impeccabile delle Aquile Calatine da manuale del calcio, ma attenzione, contrattacco del Cara fermato in offside, Mofta proprio sul filo del fuorigioco, il numero 8 del Cara intercettato dal fischio del signor Monac e azione d'attacco che dunque sfuma, ma attenzione ancora alla contro ripartenza delle Aquile, l'apertura a destra di Ruscica, mette in movimento Gibaldi, Gibaldi posizione di ala, ferma il pallone, lo attacca Showanwe, riesce a servire Lanza, va in dribbling fra due avversari, carica il destro, non inquadra lo specchio, la porta, la palla sul fondo campo, ma ancora abbiamo fotografata l'azione bellissima di 30 secondi fa, una serie di triangolazioni con la rifinitura in attacco dell'esterno basso sinistro Lobartolo, ottima la sua prestazione in questa circostanza che ha messo praticamente nelle condizioni Alessandro di battere verso la porta avversaria, ma è stato poi bravissimo il difensore a fermarlo. Ma attenzione alla ripartenza di Motta, Motta attaccato da due avversari, fermato da Welli, rimpallo che favorisce Ausilio, Ausilio cerca l'apertura a destra per Lupica, impreciso il passaggio, intercetta Showanwe, Showanwe per Kelly è 20 metri, carica il destro, debole e fiacca la battuta che finisce a fondo campo. 15 secondi al 45esimo. Vediamo se il direttore di gara farà recuperare qualcosa, ma credo proprio di no, non ci sono state interruzioni di gioco significative in questo primo tempo. Compito, se volete, tutto sommato facile per il giovanissimo Monaca che in questo momento fischia la fine del primo tempo. Ribadiamo il parziale, Carabineo 0, Aquile Calatine 5. A tra poco per il secondo tempo.